Domenica pomeriggio il profilo Instagram della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stato oggetto di un attacco informatico che ha lasciato perplessi i suoi seguaci. In quel breve lasso di tempo sono stati pubblicati dei post che sembravano tweet dell'imprenditore Elon Musk, noto per la sua influenza nel mondo delle criptovalute. Ma cosa è successo esattamente? I finti tweet di Elon Musk, le foto pubblicate sul profilo di Meloni ritraevano tweet attribuiti a Elon Musk in cui si annunciava una sua presunta gigantesca donazione di criptovalute. Il commento associato al profilo di Meloni sotto queste immagini ringraziava Musk per la generosa donazione. Tuttavia, poco dopo essere stati pubblicati, i post sono stati rimossi dal profilo della politica italiana. È importante notare che su piattaforme come Instagram e altri social network sono frequenti le truffe che utilizzano l'immagine di Elon Musk per pubblicizzare scambi o donazioni di criptovalute. Questi contenuti purtroppo spesso ingannano gli utenti e li espongono a rischi finanziari. L'attacco informatico al profilo di Meloni ha suscitato confusione tra i suoi follower. La Presidente del Consiglio e la destra italiana al governo hanno cercato da tempo di coltivare buoni rapporti con Elon Musk, noto per la sua influenza nel settore tecnologico e finanziario. Pertanto, la presenza di questi finti tweet sul suo profilo istituzionale ha sollevato domande e preoccupazioni. L'episodio ci ricorda quanto sia importante mantenere la sicurezza dei profili online, soprattutto quando si tratta di figure pubbliche. La vigilanza e la prontezza nel rispondere agli attacchi informatici sono essenziali per preservare l'integrità delle comunicazioni ufficiali. Speriamo che il profilo di Giorgia Meloni torni presto alla normalità e che gli utenti siano sempre consapevoli dei rischi associati alle truffe online. In un mondo digitale sempre più complesso, la sicurezza informatica è una priorità per tutti noi. E voi cosa ne pensate? Mi raccomando, lasciate un commento, un like, iscriviti al canale e attiva la campanella.